un'offerta eccezionale, si tratta dei peperoni ripieni. Con il riso, ma andiamo subito a presentare gli ingredienti. Iniziamo dai, appunto, peperoni 4 gialli e rossi, cioè 2 e 2, mi raccomando. Riso bianco bollito, vi dirò poi come lo bollito. Una mozzarella, dei fagioli, gorgonzola, quella amata della Steffi, gliel'abbiamo rubata, ma non lo dite! Un uovo, una cipolla, prezzemolo e aglio, un po' di olio e sale. Siamo pronti! E adesso non mi rimane che presentarvi il nostro ospite! Che maglietta, Bobbio! Sei piccantissima! Allora ragazzi, iniziamo con questa ricetta. Bobbio, ho bisogno di te come sempre. La prima cosa che mi devi fare è un lavoro di grande concetto. Dovresti tagliare il peperone esattamente qua. Pensi che ce la possa fare? Potresti farcela. Dopodiché andiamo a togliergli tutte le coste ed i semini. Mi raccomando, perché potrebbero bruciare. Sarò bravissima come al solito. Guarda, sono sicuro. Poi con questa maglietta tutta piccata ti mangerei. Sei proprio sciocco, lo sai? Ok ragazzi, vedete che si può usare un cucchiaio, un cucchiaino. Questo possiamo anche lasciarlo così, perché in realtà è la parte superiore, la parte che va a schiacciare, cuocere, chiudere. Fantastica! Io i due semini glieli tolgo per sicurezza. Va bene, tanto fai cosa vuoi, quindi ci mancherebbe. Intanto che te vai avanti con i peperoni, andiamo a prendere una cipolla. Scusami, di solito è un lavoro che fai te, puoi mollare un attimo i peperoni e farmi la cipolla? No, ci penso neanche. Allora la faccio io. Bravo, bravo, ora che piangessi un po' tu. Quindi prendiamo una cipolla in... Dai! Mi sabota tutto, guarda, una roba. Usiamo insieme. Già mi hai preso tutto lo spazio, guarda quanto spazio ho, sono nell'angolo e io non so più dove mettermi. Allora, iniziamo a tagliare la cipolla. Julienne, abbastanza fine. Ti fai un taglio qui che vado avanti? No. E andiamo a metterla all'interno di una padella. Filo di olio extravergine di oliva. Adoro la cipolla. Anch'io quando tagli tu. Ma hai visto che io non piango? Una foglia di alloro. Perché sei veloce col coltello. E un po' di rosmarino. E iniziamo a soffriggere tutto. Mettiamo un po' di aglio e continuiamo a rosolare. Adesso amore, prendi i fagioli e andiamoli a versare qua, tutti, vai! Uoppa, a favore di camera! E iniziamo a dargli un po' di gusto. Potresti tagliarmi questa splendida mozzarella in pezzi piccoli? Quindi non a fettine, proprio in cubetti? A pezzi piccoli! Va bene, la faccio come vuoi. Strano. Ecco, tagliati i pezzi piccoli. Adesso, se possibile, avrei bisogno del riso e lo andiamo a mettere insieme alle cipolle, l'aglio e i fagioli. Com'è che l'hai fatto cuocere questo riso che hai detto che lo dici dopo? Io l'ho fatto cuocere usando una tazza di riso, tre tazze di acqua, una fogliolina di alloro e un pizzico di sale. Ho coperto con un coperchio e ho lasciato cuocere finché l'acqua non si è asservita completamente. Quando, io l'ho messo, io ho utilizzato una tazza di riso e tre tazze di acqua, una foglia di alloro e un pizzico di sale. Ho messo il coperchio e dopodiché ho lasciato cuocere a fuoco basso finché non si sia. Non si fosse? Finché non si fosse assorbita l'acqua completamente. Finché non si è assorbita l'acqua completamente? Finché non si sia assorbita completamente l'acqua. Potresti dire finché non si è assorbita completamente l'acqua. Finché non si è assorbita completamente l'acqua.
Intanto che lo andiamo ancora a trovare, andiamo a togliere l'aglio. Ecco, l'avevo visto. Vedi? Intanto che non l'abbiamo ancora trovato, lo toglieremo quando lo troviamo. Una volta che il riso si è insaporito bene con cipolla, aglio e fagioli, olio ed erbe aromatiche, andiamo a versarlo in una ciotola capiente che andiamo ad aggiungere il resto. Gorgonzola. Di questa sono un po' gelosa, Lo so, infatti, guarda, quando ho detto gli ingredienti che non c'erano, gli ho detto tutti di stare zitti, ma ci siamo subito fatti beccare. Vabbè, dai, mettiamogli un bel pezzettino di gorgonzola. Se non gli piace il gorgonzola, potete utilizzare qualsiasi formaggio, qualsiasi formaggio che si scioglie. Ad esempio, il brie. Bellissimo, buonissimo, ci sta alla grande in questa preparazione, oppure? Potresti diventare chef o direttore con... C'è un sacco di formaggi. Crescenza, ricotta. Ma non solo, c'è una casa degli anni di panna, generosissima, grattugiata, di parmigiano, di cosa di pecorino, di cosa di formaggio, di cosa di sapete. A questo punto andiamo a mettere la mozzarella che ha tagliato molto finemente. L'uovo. E l'uovo, e andiamo a mescolare. Io intanto ci vado a tritare tutto un po' di prezzemolo, bianco rosso intero. Benissimo, adesso non ci resta che andare a prendere una teglia, riempire i peperoni e siamo pronti per infornare. Avanti tutta! Andiamo a mettere un filo di olio extravergine di oliva. Mettiamo i peperoni, possiamo invertirli? Sempre uguale. No, un giallo, un rosso. Oppure un rosso, un giallo, un rosso, un giallo. E andiamo a riempirli con il ripieno. Vai te, belli cicciotti, amore mio, usiamolo tutto questo ripieno. Non vedo l'ora di mangiarli. Iniziamo a mettere una cospicua quantità all'interno di ognuno e naturalmente quello che avanza lo divideremo. Sei d'accordo? Sì. Aglio! No, è cipolla. No! Ragazzi, abbiamo perso lo spicchio d'aglio. Quindi, 50 e 50, uno di noi lo mangerà. Chi lo mangerà? Dai, io. Giochiamo la bim bum bam. Io sono la bim bum bam. Ma com'è che si gioca bim bum bam? E tu non hai detto se ripari o dispari. Pari. Dispari, bim bum bam. 5, io. No, devo mangiare l'aglio. Ragazzi, riempiteli bene. Durante la cottura il peperone cuocerà, si ammorbidirà e andrà a velare questo ripieno pazzesco. Andiamo a mettere il contenitorino sopra. Il contenitorino. Il cappuccio. I cappucci. Ecco, ognuno col proprio. Tu sei. Sì. Lui è questo e tu sei il tuo e lui è questo. Andiamo a cuocerli 180 gradi per 30 minuti. Andiamo amore. Andiamo. Il tempo di cottura è trascorso, chissà se i peperoni sono pronti. Arrivo, guarda che figata. Wow, sono proprio ben abbrustoliti sopra. Sono ben abbrustoliti e allo stesso tempo morbidi e cotti all'interno. Andiamo a impiattarli. Vai, uno. Brucia. Devo dire che anche con il loro coperchio sono belli da presentare al tavolo. E siamo pronti per l'assaggio? Voilà! Andiamo a togliere, guarda che bello, lui è gonfiato bene perché ha ancora finito di cuocere. È buonissimo. Però bisognerebbe prendere un coltello e andarlo a tagliare, perché sarebbe davvero interessante mangiare il riso e il peperone. Io intanto comincio così. Anch'io. Cosa direi? Anche questa una ricetta da rifare a casa, semplice, veloce e molto buona e colorata. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao! Se provi insieme a me tu cucini.